Io non voglio fare il processo del perché dopo 3 anni non si è mosso un chiodo su queste case, e quindi alla domanda semplice, con quei soldi si poteva riparare? Nel frattempo non è stato fatto, i soldi si stanno spendendo per gli alberghi, per l'autonoma sistemazione e per sistemazioni che quindi sono precarie. Prima di me è stato fatto l'acquisto di questi immobili. La logica dell'acquisto di questi immobili è stata anche quella di evitare di fare, come è successo in altre zone, in altri comuni e in altre situazioni simili, che si spende molto di più per fare casette su terreni vergini dove bisogna spianare colline, portare fognature, fare i servizi, costruire queste casette, andare ad abitare comunque in posti che non è che siano proprio delle regge, diciamo così, per quanto le casette che si fanno adesso non sono le baracche, diciamo, di 30 anni fa o di 100 anni fa, però non sono, insomma, proprio case a tutto tondo. Costano molto, invece si è scelto di spendere i soldi, anche meno di quello che sarebbe costato fare le casette, per prendere case già pronte, nuove, appena fatte o appena finite, che restano nel patrimonio, mentre le casette rischiano dopo un po' di tempo di andare buttate, abbattute o comunque di difficile utilizzo, mentre quelle case restano e diventano patrimonio dell'ATER, come lo sono queste di Colle Atterrato. E quindi un domani, che quando sarà finita l'emergenza e non ci saranno più i terremotati, gli sfollati dentro quelle case diventano disponibili per chi sta in graduatoria, per chi ha diritto a un alloggio a case popolari, il che vuol dire anche che questo comune, come quelli dove sono stati acquistati questi alloggi, avrà un patrimonio di edilizia sociale che magari oggi non c'è, che rende anche difficile alle famiglie povere, alle famiglie in difficoltà, di poter avere una casa popolare e di poterci andare ad abitare. Io capisco il disagio poi di chi dice: mo, cioè, mi siamo messi lì, abituati a determinati diritti, persone anziane, capisco tutto. Tant'è che io dico pure, lo dico senza aver neanche sentito né uffici, questa zona, Presidente, verrà smembrata. Purtroppo un articolo di questa ordinanza, l'ultimo, una norma transitoria, prevedeva che per i lavori non eseguiti al 31 dicembre del 2018 sarebbe in corso in un definanziamento del programma. Purtroppo definire dei lavori entro il 31 dicembre era oggettivamente impossibile, visto che 81 milioni su 87 sono stati dati alla Regione Abruzzo nel maggio del 2018, con l'obbligo di concludere i lavori entro il 31 dicembre del 2018. Era impossibile, anche applicando, diciamo, lo sblocca cantieri di oggi, cioè applicando il codice degli appalti, era impensabile fare in 6 mesi procedure per 87 milioni di euro. Il definanziamento ha portato a una situazione di stallo. Ciò nonostante, in questi mesi abbiamo continuato a rilasciare nulla osta, pur non avendo la copertura né normativa né contabile. Il 15 settembre è prevista una cabina di coordinamento che rifinanzierà il nuovo piano stralcio dell'edilizia sociale, all'esito del quale si potrà dei fondi che abbiamo recuperato. I fondi che abbiamo recuperato in cabina di regia, con un confronto muscolare, lo definirei, perché è stato veramente difficile, perché il definanziamento di tutti i nostri interventi chiaramente ha acceso gli appetiti delle altre regioni per finanziare le opere che ancora chiaramente attendono nuovi programmi stralci. Quindi l'ordinanza che oggi dà il via libera e dà la copertura sia legislativa che economica alla definizione delle procedure di gara ad oggi non esiste ancora, e il 31 dicembre è scaduta quella precedente. Quindi abbiamo una situazione di stasi che ha diverse responsabilità, principalmente anche quelle centrali, perché è chiaro, impiegare nove mesi per dare una nuova ordinanza che dà la copertura finanziaria per fare i bandi, è evidente che è un qualcosa di molto difficile. Ciò nonostante, nulla osta sono stati rilasciati e alcune procedure di gara sono state avviate. Io qui ho tutto un resoconto di tutti e 62 gli interventi, tutti e 58, scusatemi, gli interventi, per i quali alcune procedure sono in attesa del via libera dell'ANAC, perché voi sapete che c'è una predisposizione del bando di gara da parte dell'ATER, che è il soggetto attuatore, una prima verifica di legittimità da parte dell'USR, una seconda verifica di legittimità da parte dell'ANAC, all'esito della quale si può avviare la procedura per l'affidamento dei lavori di progettazione. Una volta progettata, bisogna fare la stessa identica procedura per l'affidamento dei lavori di esecuzione delle opere. Queste purtroppo sono norme che non ci siamo inventati noi in Abruzzo, ma sono previste in ordinanze e sono previste anche nel decreto legge, quindi vanno rispettate. A questo ci dovete aggiungere la necessaria copertura finanziaria per esperire qualunque procedura, chiaramente negoziale o anche procedura aperta di gara, per la quale c'è il problema che vi ho appena detto. Il 15 settembre ci sarà finalmente la nuova ordinanza che darà nuovo impulso economico e anche chiaramente copertura normativa allo sblocco di queste procedure. C'è una cosa che non mi convince, cioè
capisco tutti i disagi e le preoccupazioni, però non seguo il filo logico di dire se accettiamo di andare negli alloggi che abbiamo acquisito, che stiamo acquisendo, non ci sono case ancora da costruire, come avete sentito ce ne sono magari qualcuna che deve terminare i lavori entro breve, ma vengono consegnate case nuove finite, che dove non bisogna fare manutenzioni, dove insomma, nuove, con tutti i pregi del caso. Quindi, perché pensate che andare lì rallenta le operazioni di ricostruzione del quartiere, aggiungendo molti che invece hanno pure la paura di dire qua non torneremo mai più, e quindi l'età media, allora la nostra età media è molto alta, è molto alta la nostra età media, moriremo prima di rientrare nelle nostre case. Adesso queste case sono disabitate, o le persone stanno negli alberghi o stanno in autonoma sistemazione o stanno altrove, non stanno qui, quindi qui non stiamo dicendo. Scusi, ma il terremoto colpisce soltanto l'Ater in un quartiere? No, direi, perché sennò o sono pazzo io o le altre case sono. Non ho capito il senso del soltanto l'Ater. Sì, la maggior parte delle palazzine in questo quartiere da buono votate. Le palazzine poi c'è andata a cazzare anche sono state sgomberate. Allora io mi sono permesso anche di ascoltare attentamente la lettera della professoressa Anna D'Ottavio, con non la quale è la mia e del quartiere, di tutto il comitato di quartiere, con la quale rappresentante massima. Io mi sono insediato un anno e qualche mese fa, quindi difficilmente ho potuto dire due anni fa dei lavori. Comunque, dicevo, con la professoressa, ho modo di parlarci quasi quotidianamente. Relativamente ai dati dell'Ater, in realtà non sono proprio così. Abbiamo fatto una importantissima programmazione da un anno e qualche mese a questa parte. Quando mi sono insediato nel maggio dell'anno scorso era stato presentato un solo progetto all'Ufficio Speciale della Ricostruzione. Noi ne abbiamo presentati la totalità, vale a dire 61 progetti, per i quali, come appunto stamane il direttore generale ha ben affermato, sono arrivati nulla osta. Abbiamo una situazione problematica relativamente alla carenza del personale. Abbiamo questa problematica perché? Vuoi perché siamo stati poco ascoltati anche dalla regione, in questo caso mi riferisco a chi prima di lei la governava, ma soprattutto per quanto riguarda anche tutte le circolari che in qualche modo hanno previsto comuni, hanno previsto USR, ma non hanno previsto Ater. La problematica Ater oggi come oggi sul capoluogo teramano rappresenta circa il 30% della problematica totale, e alla quale però non è stato dato nessun supporto in termini né di know-how né di qualsiasi altra tipologia. Considerando che delle 1100 persone sfollate, attualmente loro non pagano più il canone di locazione, che è l'unica fonte di entrata per l'Ater per sostentarsi, e naturalmente noi abbiamo un mancato introito di circa 35.000 euro al mese. Mi sono permesso, per via anche del precedente lavoro che ho svolto al Consiglio regionale dell'Abruzzo, in qualità anche di legislatore, se vogliamo, di scrivere alcune norme migliorative per gli inquilini e anche per l'efficientamento dell'ente, ed è stata votata sempre lo scorso anno una norma che ha previsto una somma di 400.000 euro una tantum che l'Ater può utilizzare, senza dimenticare che il sisma ha colpito 597 alloggi dei 2.700 totali, quindi un quarto degli alloggi Ater è stato colpito dal sisma, gli altri tre quarti naturalmente ha bisogno di un'attenzione particolare perché sono abitazioni che nascono dagli anni 50 con il boom negli anni 80 e che hanno necessariamente bisogno di manutenzione. Noi non ci siamo fermati mai, senza sosta siamo andati avanti, attualmente siamo in fase di lavorazione di 21 progetti, facciamo riferimento a categoria B, danni lievi, e per i quali naturalmente è prevista una procedura, se vogliamo, un po' più semplificata, ma soprattutto in quegli alloggi dove la proprietà è il 100% dell'Ater, perché molte sono le casistiche in cui c'è la commistione tra chi ha riscattato e quindi il proprietario e gli inquilini Ater. Il problema della ricostruzione che si lega proprio allo spopolamento di un quartiere. Quando c'è una grande dopo, ecco perché si innesca anche tutto questo meccanismo di sfiducia nei confronti delle
delle assegnazioni sulle case fuori di questo quartiere. Nel 2016 credo che non ci siano state le misure che hanno previsto per la sisma del 2009, di restare. No, questo è importante, per tutelare le attività commerciali, fondi nazionali che abbiamo parlato tante volte. Parte dei fondi destinati al recupero sociale, economico. Il problema nostro. Il territorio invece nel 2016 non c'è. Il problema è che la situazione, il caso Ater, le case popolari, un dramma come quello di Collaterrato, è un unico. Nel cratere sismico del centro Italia non ce l'ha nessuno. Ecco perché non è una preoccupazione magari che vivono le altre regioni, gli altri territori, è solo nostro. Allora noi, è inutile che voi giustamente chiedete i tempi, l'avete sempre chiesto ed è normale che li chiediate. Ma se noi dobbiamo pensare due misure a livello nazionale. Uno è quello che diceva il Presidente delle norme di agevolazione per situazioni di questo genere, che erano previste nel 2009, non sono previste in questo cratere sismico. E secondo aspetto, vanno semplificate le procedure pubbliche, perché voi purtroppo, essendo di costruzione pubblica, seguite tutto il percorso della ricostruzione pubblica. Siete di costruzione pubblica abitativa e quindi si innesca questo meccanismo. Quindi questo è... Noi continueremo anche con il Presidente, anche a Roma, a chiedere la modifica del decreto sblocca cantieri, che tenga conto anche di queste situazioni.